ad hoc, liberamente tradotto dal latino, perfetto per ogni occasione. Taglio del nastro oggi a Venafro di un nuovo cash and carry per la vendita all'ingrosso. Si propone come punto di riferimento per i commercianti al dettaglio che va ben oltre quel territorio, vista la posizione strategica a cavallo tra Molise, Lazio e Campania. Sugli scaffali che si distendono a perdita d'occhio, lungo una superficie che supera i 2500 metri quadrati, alimentari, macelleria, salumi e formaggi, surgelati, food e notizie. I prodotti, ma l'elenco non è esaustivo. Il canale ad hoc è presente in Campania con 4 punti vendita, in Puglia con 1 e da oggi anche in Molise. Una sfida che non spaventa il gruppo imprenditoriale d'Apollonio, forte di un'esperienza nel settore della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, iniziata nel 1996. La partnership che si consolida col gruppo d'Apollonio ci permette oggi di entrare, di portare la formula commerciale di ad hoc che è presente era presente solo in Campania e in Puglia e in Molise. E il Molise rappresenta nella strategia del gruppo del triennio un passaggio molto importante. E una nuova attività fa spesso rima con opportunità. Il movimento di clienti potrebbe rianimare il centro commerciale La Madonnella, spingendo all'apertura di altri esercizi. Quell'area nella parte sud della città, inaugurata nei primi anni 90, da troppo tempo langue. Il sindaco Ricci, intervenuto insieme ad altri esponenti della sua giunta, parla di bei segnali. Ma sono bei segnali quelli che vengono da un'attività che riparte, viene rilanciata, rinnovata e riparte da imprenditori locali che continuano a puntare, a investire su questo territorio, dimostrando quindi di crederci. Sono un tassello di un mosaico più complesso che vedrà ancora nei prossimi mesi tante altre attività importanti, medie e anche grandi, atterrare nel nostro territorio. Ci sono una serie di iniziative che stanno per partire e che probabilmente sono anche il frutto di un lavoro condotto negli anni, fatto di apertura ad ogni tipo di attività che voglia in maniera ecocompatibile investire nel nostro territorio. Parole quelle del sindaco che fanno presagire a nuovi posti di lavoro. D'altra parte, sul fronte occupazionale a Venafro c'è bisogno di iniziative ad hoc.